Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Come state? Allora, oggi vi farò vedere un giochino, un effetto molto semplice, molto facile, da fare sia in piedi, sia tra gli amici, sia tra parenti, dappertutto. Questo qua è un gioco che io faccio sempre. Allora, l'ho portato perché, dato che ho 62 persone che mi seguono, ragazzini che mi seguono, non so chi fa magia, o chi ha le prime armi, o chi è più avanzato, non lo so. Quindi questo qua è un giochino, diciamo, per i ragazzini che mi seguono. Ad esempio, so che c'è un ragazzino che mi segue, in cui sono andato a fare la... Ho lavorato alla sua cresima, e lui ha le prime armi, quindi questo giochino va bene per te, che sei alle prime armi. Questo qua è un effetto che va bene per quelli che sono alle prime armi. Ovviamente per quelli più avanzati è solamente un ripasso, diciamo, ecco. Spero che vi piace e fatemi sapere nei commenti se volete altri tutorial di questo tipo o altri video. Fatemelo sapere, guardatevi il video. Eccoci qua. Allora, pronti per questo effetto. Innanzitutto mi sono spalmazzo, mi sono spalmazzo, mi stava cadendo una catapa, niente. Allora, vado a scegliere una carta, qualsiasi, ok? A posto vado anch'io. La donna dei fiori, ok? Ventaglio, così. Ok? Adesso vediamo. Prendo una carta a caso, tipo questa, che non è la donna dei fiori, 8 di picche. Guardate attentamente, 1, 2, 3. Si trasforma nella donna dei fiori. Ora andiamo al tutorial. Eccoci qua al tutorial. Allora ragazzi, per questo effetto veramente ci serve un mazzo di carte, anche preso in prestito, anche se non ci sono tutte le carte non fa niente. Allora, quello che si deve andare a fare è far scegliere una carta allo spettatore, ok? Carte di fiori. E quello che dovete fare è controllarla in cima, solo questo. Solo questo. Potete fare tante cose, basta che la carta sia in cima. Dopodiché, quello che dovete fare è andare a scegliere una carta random a caso, praticamente a caso, tipo questa, che non so che carta sia, 5 di fiori. Ah, c'è di poco. 5 di picche. E qui dovete fare questa cosa qua. Mentre dite allo spettatore, fate proprio il gesto, questo qua è la tua carta? No. Coprite con la carta il mazzo davanti e col pollice prendete un break. Così. Spostate la carta verso fuori e mettete il minion sotto. Mentre, ovviamente, fate questa cosa qua. Questo qua è la tua carta, no, vero? Prendete un break. Dopodiché appoggiate. E quello che dovete fare è questa cosa qua. Come impugnare la carta. Allora, ci sono certe persone che la impugnano così. E non è corretto perché dovreste fare questa cosa qua. Così non, è sbagliato. Dovete impugnare la carta così, con medio e pollice, così, qua. Dovete piegare leggermente, curvare leggermente la carta verso il basso, così. E con l'indice dovete fare questa cosa qua. Solo questo. Allenatevi a fare questa cosa qua, curvare e con l'indice spostare. Facendo questa cosa qui, nel frattempo dovete anche fare un movimento. Ora lo faccio lento, così. Bam. Fatto veloce questa cosa qua. 1, 2, 3, boom. Ok? Fatto piano viene questa cosa qua. Muovo e con l'indice la sposto a ruoto. Questo qua è il movimento da fare. Ci vuole un po' di pratica. Naturalmente, quelli che lo fanno bene, vedete, che più avanti lo fate e meglio vi viene, meno si accorgerà che la carta cambia. Ci sono quelli che lo fanno 1, 2, 3, così, ma a me non piace. A me piace la suspense, tipo 1, 2, 3. Quindi ripetiamo. Medio e pollice negli angolini,
curvate con l'indice girate la carta così. Ovviamente questa cosa va fatta mentre muovete la carta così. Quindi dite, potete dire anche allo spettatore, conti fino a 3, 1, 2, 3, boom, e la carta si trasforma. Questo era il tutorial.